numero 405 Piloni Angelica, dilettantistica paternese, con numero 319 Ragone Giada Mui. Rimasta a lungo in posizione squat l'atleta dell'Amping Line, questa partenza che è stata un po' ritardata, non vorrei che le gambe ne abbiano poi risentito. Vediamo Rangone e Piloni come vanno a chiudere, ed è Rangone che chiude in 19. Parte regolare questa seconda partita della categoria junior femmine. Giro 1, le due atlete della seconda batteria. Vediamo, siamo già nel rettilineo finale. E vanno a chiudere in 18. Ed è partita regolare. Partita la terza batteria di finale. Batteria 18. L'atleta, vediamo, della Menzana, forse sembra essere leggermente in vantaggio, ma vediamo come escono, perché questa è la curva decisiva, ed è Rosucci che va a chiudere in 18-183, 18-460. Vedete questa quarta batteria, se abbassiamo il tempo. Eccole uscire dalla curva a terminare la loro prova, ed è l'atleta di Martin Sicuro e Carola Falco della Brianza Inline. Ed ecco le partite con Falco e Campitelli. Falco e questo ingresso di curva di Falco è stato un po' titubante, ma poi va a chiudere in... Ma siamo con le due atlete che si sono qualificate con il miglior tempo per questa finale, sono Asia Negri dell'SD Sport Inside e Rita De Gianni della Menzana, e sono partite, avete visto, due stili di partenza diversi, quelli proposti dalle due atlete. E andiamo a vedere, l'atleta della Menzana sembra essere in vantaggio, va a chiudere in 17-722, 17-906 il tempo.